Cari amici di Sportivi a 360 gradi, eccoci pronti per un altro viaggio nel mondo dello sport. Siamo nella piccola Italia, dove incontreremo un direttore tecnico giovane, convinto, appassionato. Viene dalla scuola calcio del Monteil a Laval, questa fusione di parole che viene da due posti differenti per un unico scopo: far apprezzare ai più giovani il calcio, perché da loro partono le basi per un futuro migliore e per ragazzi che hanno speranza di diventare sicuramente dei professionisti e magari anche dei campioni. Di campioni nordamericani si parlerà invece nel servizio conclusivo, il reportage che abbiamo realizzato, un piccolo flashback sul Montreal Impact impegnato contro il match, nel match contro New England, capolista del girone est della MLS. Seguiteci, restate con noi. Per quelli che hanno facile memoria, se lo ricorderanno, probabilmente è stato già ospite dei nostri schermi, quelli di Sportivi a 360 gradi. Ebbene sì, Marco Masucci è tornato a trovarci qui nella piccola Italia. Sì, piacere, grazie. Come stai, Marco? Molto bene, grazie Marco. Vabbè, uno sportivo deve stare bene, altrimenti che sportivo è? Ah, ma aspettiamo il mondiale, allora adesso... Dei mondiali parleremo tra poco. Adesso voglio portarti sul campo personale, voglio che tu mi parli un attimino di questa realtà, Monteil, che è un po' la fusione di due poli calcistici, chiamiamoli così, no? Da dove viene esattamente il nome? È Vimont, è la fusione di Vimont e Auteuil a Laval, due quartieri grandissimi, mi sembra, a Laval. Allora hanno messo i due insieme per fare più giocatori. Abbiamo 2500 giocatori adesso. 2500 giocatori, quindi una grandissima realtà. Molto grandissima, sì. Allora, la società si è organizzata come? Dai più piccoli, da che età fino a che età? Iniziamo a quattro anni adesso, 4 anni fino a 18, e questo è il settore competitivo, e poi c'è il signore 19 fino a 35 anni. Insomma, sì, si va nella scaletta classica, ma un bambino di 4 anni che approccio ha con il calcio? Quando voi li mettete in campo e vedono per la prima volta un campo di calcio, un allenatore che si occupa di loro, il pallone che talvolta è quasi più grande di loro, insomma, come reagite, come reagiscono? Questo è il discorso che abbiamo avuto quest'anno, perché nel passato è da sempre insegni il calcio, però a quell'età non si insegna il calcio, si deve insegnare l'atletismo, diciamo, la preparazione. Appunto, sì, perché se uno non sa correre a quell'età là, più tardi lui avrà le difficoltà a giocare, a correre. Allora a questa età è molto importante di avere fatto tutta la preparazione all'età più piccolina. Ecco, insomma, gli si apprende un attimino cosa vuol dire a 4 anni interessarsi al calcio, perché per un bambino è normale correre dietro a un pallone, la cosa più istintiva, più logica, no? Ma quanto ci mette un pallone, 20 giocatori si mettono tutti insieme e seguono la palla dappertutto. Diciamo la verità, succede anche a noi grandi, eh? Ogni età, se si va nelle partite amichevoli, che noi chiamiamo in Italia parrocchiali, quando si vuol dire che siamo degli amatori, basta che il pallone sia in campo e tutti diventiamo Maradona, Platini, siamo tutti bravi. O abbiamo l'immaginazione di... Soprattutto l'immaginazione. Invece nella preparazione dei bambini l'immaginazione deve partire da voi, perché ci vuole sì la preparazione, la competenza, però ci vuole anche un po' di creatività. Come fate per indirizzare, per insegnare ai bambini i giusti fondamentali? Quando a un giovane di 13 anni c'è un cinesino, il cinesino è facile, è un cinesino. Quando sono 4 anni non sono cinesini, sono vulcani, sono tigre, sono leone. Allora le cose così sono importanti, però abbiamo bisogno dei specialisti per questa età pure. Non è facile, perché i giovani di quell'età non hanno la capacità di concentrarsi per un'ora o due ore. Allora deve essere sempre stimolato. E non è facile, non è facile. Per voi soprattutto, che insomma siete stati anche voi ragazzini, avete avuto un metodo dal quale avete imparato e poi trasportate queste vostre esperienze ai più piccoli. In funzione preparazione deve essere stato particolarmente interessante incontrare e conoscere soprattutto il suo metodo sportivo, quello di Coverciano, Renzo Ulivieri. Sto parlando insomma di questa settimana che ha dato molto al calcio quebecchese in prospettiva allenatori. Sì, era un'esperienza incredibile. Renzo è un mister formidabile, ha fatto tanti
tanti lavori che noi qui in Quebec e in Canada non si vedono. Non si vede questo tipo di lavoro molto tattico, lavoro molto sulla base di intelligenza, di conoscenza della tattica, e qui in Canada siamo ancora lontani, purtroppo. Quello che ha colpito molto di Olivieri è, immagino, anche la vostra, insomma, la vostra curiosità, perché ho partecipato personalmente a questa esperienza e tu lo sai, è stata un po' la semplicità con cui Renzo Olivieri ha esposto i fondamentali del calcio. Sentirlo parlare sembrava quasi che fosse il maestro di una scolaresca di bambini. Appunto, sì, no, il calcio è un sport molto semplice. Allora, la squadra che la gioca molto semplicemente adesso è la Spagna, fanno passaggi, non corro troppo, passa, è più facile. Allora lui quando è venuto qua ha preso tutti gli aspetti tattici, e li ha spiegati in un modo molto semplice per essere capace di spiegarli ai bambini, perché io posso capire un principio, però per spiegarlo a qualcun altro è un'altra storia. Esatto, insomma c'è un passaggio, come dicevamo prima, molto importante, che è quello dell'apprendimento personale, che poi si deve trasmettere, anche se ci ripetiamo è importante, ai bambini che vogliono crescere con questo sport fantastico. Perché il calcio, il grande privilegio del calcio è che non comporta grandi attrezzature, insomma, per essere giocato. Non è come l'hockey, dove a un certo punto, insomma, il finanziamento di famiglia, chiamiamolo così, diventa pesante. È vero, e nell'hockey sicuro ci stanno più ostacoli per essere un gran giocatore, accademie private, tutte queste cose. Se vuoi accedere a quel livello lì, costa caro. Allora, nel calcio adesso non siamo lì. In Italia, negli Stati Uniti, ho lavorato negli Stati Uniti, è un po' più nel quel senso adesso. Ci stanno molte accademie, molte scuole calci che adesso loro danno un pochettino di più per questi giocatori di alto livello. Qui in Quebec non ce l'abbiamo ancora, non siamo ancora a quel punto lì. A proposito di Quebec e della realtà calcistica della Major League Soccer, da 3 anni l'Impact gioca in questo campionato particolarmente difficile, il massimo campionato di questa parte del continente. Qual è la tua visione sul MLS e poi anche sul comportamento dell'Impact, sulla crescita dell'Impact da quando vi è entrato? È sempre più facile criticare quando non sei nell'organizzazione, però per me l'Impact ha fatto un sbaglio, secondo me, a livello di creazione della squadra. Hanno portato questi grandi giocatori che per l'ambiente di calcio era fantastico, Nesta, Di Vaio, tutto, era fantastico. Però, entusiasmo. Entusiasmo, sì. Però per me dobbiamo iniziare con i ragazzi locali primi, deve avere una base prima. Un vivaio. Sì, sa, un vivaio, una base, e poi quando porti questi grandi per complimentare, per dare il push alla fine, per la spinta finale, insomma, per crescere ulteriormente. Però dal lato, sicuramente, io ho parlato di entusiasmo, perché sapere che nella tua squadra giocheranno per l'appunto un campione del mondo come Alessandro Nesta, un grande giocatore come Marco Di Vaio, tra l'altro serissimo atleta, grande esempio per tutti gli altri, è comunque un lato positivo. Sì, quando hanno fatto il trasferimento dalla A-League o la CSL, mi sembra, è stato un gran passo per il calcio qua. Il calcio in Quebec adesso abbiamo grandi giocatori, Thierry Henry è venuto, David Beckham, abbiamo l'opportunità di vedere queste grandi stelle, top player mondiali, non solo locali. Sta arrivando Villa. Sì, David Villa e anche Frank Lampard. Allora, questo campionato sta crescendo, l'organizzazione MLS è ottimo con la loro struttura business, loro hanno una visione di portare questi giocatori e loro, diciamo, i piazzino nelle squadre dove hanno bisogno. Ecco, anche l'Impact lo sta facendo, perché ci sono giocatori che da qualche partita si sono inseriti anche per guai fisici dei titolari o per scelta tattica nella prima formazione, nella formazione base. Sto parlando di Wimet, di Tissot, insomma, di elementi, Lefebvre, che si stanno comportando bene, insomma, quebecchesi. Ma questo deve essere l'obiettivo a lungo termine. Lungo termine, sì. Perché questi giocatori adesso hanno un'esperienza per allenarsi con questi grandi giocatori. Allora, questa è un'esperienza incredibile. Non c'è un allenatore che può fare la simulazione di questi. Se non ci stanno i grandi giocatori per allenare ogni giorno, per dare queste grandi sfide, questa è la maniera che i giocatori si sviluppano più rapidamente.
Segui il campionato italiano? Sì. Che domanda. Sì, sono romanista che soffro da... Mi hai già rubato la seconda domanda. Stavo per chiederti qual è la tua squadra del cuore. Romanista tu? Romanista, sì. Però sei un po' deluso quest'anno. Sempre deluso, fa 20 anni che sono deluso. Ma la Roma però, bisogna riconoscerlo, c'è stata una Juve stellare, al di là di quelle che possono essere un po' le solite romanzine del tifo partigiano, ognuno tiene per la sua squadra e giustifica sempre le carenze della propria squadra, però la Roma si è comportata benissimo. No, il progetto che ha portato Sabatini, lui come direttore sportivo, ha fatto un ottimo lavoro, Garcia come allenatore ha fatto un lavoro fantastico. Tutti i giocatori che hanno comprato, Strootman, anche Piani 2 anni prima, Gervinho, tutti hanno avuto un campionato incredibile, allora il progetto va bene, speriamo che non c'è una grande vendita quest'estate e l'anno prossimo torniamo e diamo un po' di challenge per la Juve. Ecco, allora diciamo, facciamo un piccolo pronostico e così ci alleniamo per la seconda parte. La Juventus quest'anno ha fatto un record che non si era mai riportato prima, 102 punti in campionato, la Roma dietro ne ha fatti, se non sbaglio, 85-86, quindi altissime cifre, credo che l'augurio sia di arrivare sullo stesso livello anche il prossimo anno, magari a campi invertiti. Normalmente 91-92 punti si può vincere un scudetto, quest'anno era straordinario, anche il Napoli ha avuto un gran campionato e hanno finito 30 punti dietro la Juve, allora era un po' strano, però l'anno prossimo la Juve hanno un po' di età, allora 100 punti non lo vedo. Allora noi non ci salutiamo, salutiamo i nostri telespettatori, ritorneremo di nuovo a parlare di calcio sugli schermi di Sportivi a 360 gradi, abbiamo parlato di calcio locale, di quello che lui per cui vive giornalmente e tra poco invece parleremo dei mondiali in Brasile, ci siamo ragazzi. Ospite di Sportivi a 360 gradi Marco Masucci, direttore tecnico, ve l'ho già detto, del Monteil, questo centro sportivo di Laval, una Laval che ferve e palpita per il calcio, lo sappiamo, ci sono tanti centri sportivi, uno dei più importanti è il vostro, ma noi passiamo ad un centro sportivo universale, planetario, lo immaginiamo in Brasile dove si giocano i mondiali, insomma mi pare abbastanza logico dire che giocandosi in Brasile lì vincerà sicuramente il Brasile. Sì, no, no, sono sicuro che il Brasile è uno dei favoriti, anche se il mondiale negli Stati Uniti sono ancora favoriti il Brasile, però la temperatura è molto importante in Brasile, molto umidità, difficile giocarsi. Il Brasile è una grande squadra quest'anno, un poco diverse delle squadre degli altri anni, più fisica, più veloce, meno fantasia, diciamo. Però può darsi questa è la ricetta magica, non lo so. La ricetta vincente. Ma il Brasile effettivamente è sempre stato conosciuto come una squadra che privilegia la tecnica, sono fondamentalmente i maestri in questo senso, quando si dice che un giocatore è bravo si dice che è un brasiliano, quindi un motivo ci sarà, e però la concorrenza mi sembra molto ben nutrita questa volta, perché si parla della Spagna, campione in carica, dell'Argentina che è sempre un brutto cliente per tutti, della Germania che non manca mai le grandi occasioni e l'Italia che sembra in maniera molto divertita non essere tra le favorite all'inizio del mondiale, poi puntualmente si ritrova nelle fasi finali. Diciamo che questo è un po' il quadro generale, sei d'accordo? Sì, c'è una squadra, adesso per me il Portogallo sarà molto molto pericoloso. Una sorpresa, una possibile sorpresa? Sì, possibile sorpresa, e anche l'Inghilterra, perché quest'anno l'Inghilterra nessuno aspetta niente da loro, è la prima volta che la squadra va in Brasile per una vacanza e diciamo si portano una coppa, la gente sono contenta. Però l'Inghilterra è una squadra che sempre hanno dei grandi giocatori, ogni anno vanno al mondiale e non sono capaci di portarci a un livello più alzato, diciamo, non lo so che è a livello nazionale, non è lo stesso che a livello domestico, quando giocano nella Premier, questi sono tutti grandi, grandi giocatori.
Molto spesso gli esperti del calcio dicono i limiti dell'Inghilterra stanno nel fatto che non sono capaci di difendersi, pensano soltanto a correre perché sono atleticamente preparatissimi, ma non aggrediscono molto gli spazi, ma li difendono male. L'Italia è una squadra che difende sempre e difende e gioca molto sul contropiede. Allora se una squadra come l'Inghilterra si apre, l'Italia si chiude bene, giocano strette, compatti, sul contropiede li prendiamo uno o due gol. Allora questo è importante, adesso oggi nel calcio deve avere un equilibrio. L'Italia invece sembra aver avuto diversi problemi, prima di tutto l'infortunio di Montolivo, poi questa difficile scelta di Prandelli nel selezionare i 23 giocatori che parteciperanno al mondiale, delle esclusioni eccellenti, molti hanno storto il naso pensando all'esclusione di Giuseppe Rossi, di Pepito Rossi, ma anche a quella di Destro, l'inserimento coraggioso di giovanissimi come Immobile e Insigne, insomma anche Cassano è stata una scelta coraggiosa. Però ha avuto un gran campionato Cassano quest'anno, lui lo merita, però nel passato gli allenatori italiani erano sempre fissati su il loro torre, diciamo, quelli permanenti ogni partita, e Prandelli quest'anno ha fatto una scelta, una convocazione diversa, ha portato Immobile, per me questa è una sorpresa, non che non lo merita, però... è stato il capocannoniere, sì, lo merita, però per me portare un giovane così, nell'epoca mai l'Italia faceva queste cose, allora adesso per me questo è incredibile, anche Insigne, portare Insigne era bravo. Giuseppe Rossi noi non lo sappiamo mai, io come allenatore sempre diceva ai genitori o al club che se voi non siete nell'allenamento non sapete che succede. Allora può darsi Giuseppe Rossi non è all'altezza dove dovrebbe essere per portarci al mondiale, ha portato invece uno che... E da affidabilità. Appunto, sì. Beh, persone vicine a Prandelli, quelli che sanno sempre tutto, dicono che insomma, Pepito Rossi non dava garanzie fisiche, non tanto tattiche e tecniche, ma fisiche. Mancava questa certezza che potesse rendere in maniera costante, insomma, in tutto il mondiale. Ma dobbiamo dire che la nostra squadra ci ha abituato un po' a sorprenderci, no? Come dicevo nella presentazione in generale. Parliamo del nostro girone, quello che comprende giustamente l'Inghilterra, con la quale esordiremo, e poi altre due squadre piuttosto pericolose, l'Uruguay con il quale si chiude, e nel frattempo dovremo incontrare il Costa Rica. Costa Rica convintissimo dei suoi mezzi, ha una squadra media di giocatori che giocano un po' ovunque in Europa, una gran parte della formazione titolare ha giocatori titolari di squadre europee, insomma come lo vedi il girone azzurro? Molto difficile, per me io mi sembra che questo è il gruppo della morte, diciamo, perché l'Uruguay con Suarez e Cavani. Suarez però non ha condizioni fisiche ottimali. E quella è un po' la fortuna dell'Italia, perché Cavani e Suarez insieme contro la nostra difesa, che sempre non lo sappiamo come si schiera quest'anno, perché nelle qualificazioni e nelle amichevoli prendiamo due gol ogni partita. Allora questo è qualcosa che noi non siamo abituati a vedere. Allora due come loro sono pericolosi. L'Inghilterra, come ho detto, per me Rooney farà un gran mondiale. Non lo so perché, può darsi non c'è giustificazione, però io... Sei convinto? Sì, ho un feeling che l'Inghilterra sarà il secondo posto. Noi nel primo posto, e non sono un tifoso ciecato, diciamo, però mi sembra che la squadra è messa bene, il centrocampo Verratti, se gioca Verratti sono molto contento. Lui è molto fortunato perché insomma l'infortunio di Montolivo gli ha spalancato le porte di questo mondiale, perché nel ruolo non abbiamo molti interpreti, molti critici ritengono che Aquilani non sia in grado di fare il lavoro di Montolivo o che piuttosto non lo faccia bene come lui, insomma abbiamo tanti motivi per rallegrarci, e c'è un punto interrogativo che fa soffrire tutti gli italiani. Cosa farà Ballotelli, Super Mario? Cosa farà? Lui farà come può fare, non lo so. Una partita è un fuori classe, un'altra partita è un bidone. Allora non lo sappiamo. Per me, per la nazionale, però, dobbiamo dire che gioca bene per la nazionale. Negli europei due anni fa è stato protagonista, è stato un gran protagonista. Allora speriamo che Ballotelli di questa forma tornerà per l'Italia quest'anno. Prandelli ha detto che non lo ha visto mai così carico, così entusiasta e così ottimista, insomma, nell'affrontare un mondiale. E magari sarà la volta buona che Super Mario ci porti sul tetto del mondo.
e sappiamo che si è riposato quasi tutto quest'anno per il Milan, allora quest'anno deve giocare un po'. No, ma l'attacco è un bel attacco, abbiamo con Immobile, con Balotelli, Candreva sulla fascia o diciamo Insigne, non lo so che formazione, Cassano, abbiamo i giocatori protagonisti all'attacco, allora quest'Italia può andare un lato o l'altro, non lo sappiamo, dopo le prime due partite avremmo un'idea migliore. La Spagna, campione del mondo in carica, almeno in nazionale il blocco del Real e quello del Barcellona non litigano, sono sempre unitissimi nell'obiettivo finale, per loro sarebbe davvero più prestigioso confermarsi piuttosto che comportarsi bene, perché da campione in carica è sempre una responsabilità. Sì, la Spagna è una grande squadra con tutti i campioni, sia del Barcellona o del Real o anche dell'Atletico quest'anno, tutti i campioni, allora per andare a un torneo così per loro la pressione non la sentono come gli altri, mi sembra che quest'anno hanno un gruppo molto difficile con il Cile e l'Olanda insieme, allora la prima partita per loro è contro l'Olanda, allora 90 minuti se l'Olanda è capace di sorprendersi, può darsi il Cile può fermare i campioni. E c'è sempre la variabile Francia, non dobbiamo dimenticare che i francesi hanno costruito una squadra interessante che in qualche modo potrebbe essere un'ulteriore sorpresa di questo mondiale in Brasile. Benzema, Pogba, Ribéry. Ribéry purtroppo è notizia delle ultime ore, non sarà ai mondiali. Però il loro girone è, diciamo, facilissimi, non hanno nessuna grande squadra, allora per me la Francia, questi primi tre gare saranno per prepararsi per il prossimo turno, allora se hanno la possibilità di avere un po' di momentum, può darsi possono sorprendere anche loro. Beh, insomma, sarà sicuramente un mondiale interessante, soprattutto perché è molto atteso. Vorrei riportare alla memoria dei calciofili un anno, un mondiale, quello del 1950, dove l'Uruguay fece piangere i campionissimi del Brasile convinti di essere destinati alla vittoria finale. E gli uruguaggi stanno scherzando negli ultimi tempi proprio su questo. Chissà. Non si sa. E ci stanno tanti squadre. Il calcio è molto più globale che nel 1950. Adesso tutte le squadre, non ci stanno piccole squadre. Squadre materasso, come diciamo in italiano. Anche, sì. Anche il Belgio è una grande squadra. Non abbiamo parlato del Belgio, infatti. Molto giovane, però hanno grandi giocatori. Hazard, Nainggolan. Non hanno preso Nainggolan. E secondo me Nainggolan ha fatto un campionato straordinario per la Roma quest'anno. Allora questa è la potenza di questa squadra. E questo è anche il bello del calcio. Secondo me tu ti aspetti qualcosa che poi non succede. Marco Masucci, grazie. Ti saluto molto volentieri, una bella chiacchierata su calcio, ci rivedremo magari a commentarlo, il mondiale. Sempre. Grazie. Grazie a Marco Masucci, grazie a tutti voi per averci seguito anche stavolta su Sportivi a 360 gradi. Naturalmente restate con noi sulle onde di Rete Montreal. A tra poco. Up with a really good performance. The attitude was very good from the start. The commitment was there. And, you know, we played some good soccer the first half. You know, obviously when you're up 2-0, you know, we wanted to drop off a little bit. But overall, the whole performance over 90 minutes was great. And I give all the credit to my players. I'm really proud of them. But now it's one step. We have a long way to go. And, you know, enjoy the night and I'll go back to work tomorrow and regroup and get ready to play in the final Wednesday. Siamo nello spogliatoio dell'Impact, il match è appena terminato, Matteo Ferrari non vi ha partecipato. Matteo, finalmente, beh, la partita l'hai vista da fuori stavolta, una vittoria che direi un po' rialza il morale di questa squadra che oggi ha giocato tra l'altro anche molto bene. Sì, hai detto bene, abbiamo fatto una buonissima partita contro una buona squadra. Abbiamo giocato il calcio che sappiamo giocare, abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo concesso poco. Come hai detto tu, è stata una partita positiva, al di là dei tre punti, era importante come per il morale, importante anche in vista della finale di mercoledì, quindi ci voleva, dai, ci voleva. E con una vittoria rinfrancante, nello stesso tempo rilancia l'Impact anche in classifica.
Beh sì, chiaramente in classifica siamo molto, molti punti indietro e abbiamo bisogno di queste vittorie, soprattutto in casa. Quindi benvengono questi punti, soprattutto se li conquisti giocando come abbiamo giocato oggi. Adesso la strada è quella da, da seguire, perché questi sono momenti dove vedi che la squadra riesce a dare quello che durante la stagione non è mai riuscita ad esprimere e stasera l'abbiamo fatto bene, adesso dobbiamo solo cercare di continuare a farlo. La differenza con la capolista non si è vista stasera? No, esatto, ripeto, New England è una buona squadra, l'ha dimostrato durante la stagione, però stasera hanno incontrato una squadra che aveva più fame, aveva più voglia, aveva più carattere e alla fine abbiamo voluto dimostrare che comunque non siamo poi così da ultimi in classifica. Il tuo rientro? Ma sono vicino, ho ripreso a correre, ho ripreso ad allenarmi anche con la palla, spero da lunedì di cominciare ad allenarmi con la squadra. E non voglio fare programmi, non voglio dire quando potrò rientrare, se sarà mercoledì o quella dopo, però penso di essere vicino. Grazie. When you win it's always a perfect game, you know? When you win, but when you see the our ability and the way we played and the way the chances we created was through a build up and the ball movement, and that's great. It wasn't by luck. So when luck starts going our way too, you know, maybe we get some more wins. But yeah, the performance was good. It can always get better, you know, for sure. The expectations are high, you know. The players know that, and you know, this is not the group or the team to be in a position where we are. We know that, but it's a long road ahead and it's one step now, but we can't relax. We have a long way to go. The players know that. It was great tonight. Tomorrow's a new day and we have to move on. Dopo Matteo Ferrari, che non ha giocato questa partita contro il New England, abbiamo Andres Romero, autore di un gol. Una partita che si è messa subito bene. La verità è che sì, abbiamo fatto un bel secondo tempo in Toronto. Anche oggi si è giocato bene il primo tempo, anche il secondo tempo. Abbiamo fatto una bella partita in difesa, in mezzo campo e in attacco. Ecco, mi sembravate molto aggressivi stasera. Molto aggressivo. E anche abbiamo posso fare due o tre gol di più. Ma l'importante è che abbiamo vinto e adesso pensando in mercoledì. Ecco, ci vuole il morale soprattutto e adesso giustamente il prossimo obiettivo è la Coppa. Il prossimo obiettivo è la Coppa. Ma tranquillo e con molto lavoro per arrivare bene mercoledì. Grazie. Prego. We have a disadvantage 3v2, but we dropped off a little bit. We let our forwards stay a little bit more compact and force the ball out wide. And we knew then out of the back that we're going to be very direct. And then it was our ability to track runners. They do a good job with Fagundes and the diagonal runs that he makes on the weak side, our ability to follow that, and it was a big game for Hernan and Felipe, you know, to match up with Gwynn, you know, because he's very dangerous on the late run. So when we were able to pick up second balls, and then our ability, you know, to find the pockets to the left or right of Dorman was the key. We did want our backs to push really high out the field. We wanted to drop off a little bit, and our wide players to get wide, because then we would find the spaces with our forwards to the left and right of Dorman. And I thought that we worked on that in training, and then you can see a lot of the patterns that we did were spot on. Marco Di Vaio su Rete Monitor per Sportivi a 360 gradi. In questa partita contro il New England, la prima cosa che si può dire assolutamente con certezza è che la differenza in campo tra la prima della classe o supposta tale e l'Impact non è così tanta. No, oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di intensità, concentrazione. E dunque siamo contenti, siamo partiti forti, abbiamo trovato subito il gol che ci ha dato ancora più fiducia. E questo ci prepara bene per la partita di mercoledì, che per noi è fondamentale. Adesso abbiamo questa finale in casa e dobbiamo approfittare anche di questo piccolo momento positivo che stiamo attraversando, però sappiamo che non basta e arriviamo da un periodo lungo negativo, dunque per uscire fuori dobbiamo fare altre partite come quella di oggi, però è un buon inizio. La squadra è sembrata più corta fra i reparti, più in un certo senso vi ritrovavate più facilmente, tutto sembrava filare liscio già dai primi minuti, insomma 10 minuti si era già sul 2-0. Sì, ci siamo difesi, sappiamo che loro giocano molto bene, sono primi in classifica, sappiamo che venivano qua a cercare di giocare la palla, noi ci siamo messi lì belli compatti in difesa e abbiamo sfruttato le nostre caratteristiche, dunque che sono quelle del contropiede, abbiamo gente con gamba, abbiamo gente che attacca bene gli spazi.
e dobbiamo continuare così. Sei soddisfatto della tua prestazione? Molto, molto, sono contento dopo giocare 90 minuti dopo tre giorni, e due volte consecutive, sono contento, era un mese che non giocavo, mi manca un po' la condizione, però la puoi fare soltanto giocando, dunque sono contento. Ho retto bene 70-75 minuti, dunque alla fine bisogna, ti ripeto, bisogna giocare, così prendiamo minuti e dopo arriva tutto. Due paroline sul nuovo, Nakajima Faran, mi sembra che anche con lui vi ritrovate facilmente. Sì, a gamba, anche lui è uno che gli piace attaccare gli spazi, dunque nel modo come abbiamo giocato oggi, che ci lasciavano campo, abbiamo giocato bene soprattutto il primo tempo perché ci trovavamo spesso e gli abbiamo fatto spesso male, dunque è un modo di giocare che a noi ci può portare frutti. Grazie. Win a game, I think it's always positive. You have more enthusiasm, you know, when you do certain things at training and then it comes through the game, there's more of a belief within the group. Our mentality, our team mentality has been very good. Even, you know, I know we the games that we've lost, and there have been some close games, you know, because if you look at overall the record we've had, in most of the games we've had opportunities to get results. You know, there have been very few games that we haven't performed well. So you know, for me, it's like, and the players, I always tell them, you have to move on. You know, this is one game. I expect to win with this group, so I'm not going to be here going crazy. You know, this is what I expected all along because I know the quality of players we have. It's our ability now to be focused and compete and match the intensity of the other teams. When we do that, and it comes down to quality, we have enough quality to win games, and it showed tonight, but we can relax. Now we move forward. Adesso sul Impact e New England, il punto della situazione lo facciamo con un collega giornalista di origine italiana, Pascal Milano. Juste deux mots, parce que c'est la première fois que tu es sur nos écrans, sur Rete Montréal Sportive à 360 gradi. Alors, tes origines italiennes. Donc, ma famille est originaire du Piémont, mais je suis né en France au début des années 80. Mais effectivement, mes racines sont au Piémont, puis j'y retournais souvent en vacances, donc je connais bien cette partie d'Italie. Pour ce qui regarde le travail, tu es un professionnel, journaliste professionnel, tu travailles et tu collabores avec la presse, la presse ici au Canada, à Montréal. Le soccer? Oui, c'est essentiellement ça. Je fais surtout le soccer, l'Impact, soccer international, surtout en cette année de Coupe du Monde. Ça m'arrive de donner des coups de main sur d'autres sports, mais je suis vraiment le spécialiste soccer à Montréal. Tu vas suivre aussi la nationale, le championnat du monde. Oui, j'y serai au Brésil d'ailleurs pendant plus de mois, donc c'est une chance extraordinaire, surtout le Brésil qui est la mecque du soccer international, donc je suis vraiment chanceux cette année. Ça va être toute une expérience. Oui, de voir déjà le match, de les voir sur place, c'est quelque chose. En plus au Brésil, donc on ne peut pas demander mieux. On revient au match de ce soir. On se trouve ici pour discuter aussi et commenter le match entre le New England première dans les classements et l'Impact Montréal. Bon, regardez le match, il n'y avait pas toute cette différence. Non, c'est assez. Bien, évidemment, le scénario était idéal pour l'Impact. Un but dès les premières minutes, ensuite des contre-attaques qui ont mené au deuxième but. Mais ça aurait pu facilement finir 4-0, 5-0 après la première mi-temps. Donc c'est intéressant, on a un peu revu l'ambiance qu'on voyait en 2013 avant la dégringolade de la deuxième moitié. C'est inattendu que ça arrive ce soir finalement contre les meneurs de l'Est, mais c'est de bon augure pour la suite. Qu'est-ce que tu as vu de mieux par rapport aux autres matchs qui est amélioré dans l'équipe? Déjà individuellement, si tu vois les joueurs de couloir comme Romero qui a été très invisible depuis qu'il est arrivé ici. Tu vois ici aussi Nakajima Faran pour sa première apparition à Montréal. Ils ont été virevoltants, ils ont permuté souvent durant le match. Ils ont apporté beaucoup dans le couloir. On sait que Map le faisait souvent sur le côté droit. Maintenant, l'Impact peut le faire des deux côtés. Ils ont été bons en contre-attaque. Défensivement, ils ont été plus attentifs aussi. Surtout en deuxième mi-temps où le New England, vraiment, bon, ils ont pressé un peu plus. Ils n'ont pas été très bons dans la surface. Mais l'Impact a su faire ce qu'il fallait défensivement. Bonne prestation aussi de la défense de l'Impact. Oui, on l'a vu. Déjà, il n'y a pas eu de but sur coup de pied arrêté, ce qui est une première depuis très longtemps. Mais ils ont été attentifs, puis ils ont été plus compacts aussi. Des fois, ils ont eu tendance à se désorganiser. Là, on voyait même les milieux extérieurs qui contribuaient défensivement. Donc, ça a été une copie assez
Rien n'est parfait sur terre, mais ça a été très bon. Qu'est-ce que tu t'attends du prochain match mercredi pour le retour de la Coupe nationale? L'idéal, ce serait évidemment de confirmer sur cette bonne lancée, que ce soit la deuxième mi-temps à Toronto, puis ce match ici contre la Nouvelle-Angleterre. Donc, ce serait intéressant de savoir qui va revenir sur les couloirs, notamment Justin Mapp devrait être là, Romero également. Donc, ce qu'il faudra voir, surveiller aussi, si Toronto, est-ce qu'ils vont mettre Jermaine Defoe, parce qu'il n'a pas été là au match aller. Est-ce qu'ils vont avoir un visage différent, parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés, beaucoup d'absents au match aller. Donc, mais je m'attends à une victoire de l'Impact, je dirais. Je prends des risques, mais je m'attends à un match intéressant, plus c'est la rivalité, évidemment, Montréal-Toronto. Une rivalité qui va être encore plus allumée par la présence de Farah ici, avec nous. Oui, il ne jouera pas, mais on sent qu'il a quelque chose sur le cœur, qu'il n'a pas aimé la façon dont il a été traité là-bas. Donc, peut-être il va inspirer ses collègues pour ce match. Pascal, pour en terminer avec notre entrevue, qu'est-ce que tu penses qu'il manque à l'Impact de Montréal pour compléter sa relance? Moi, ce qui m'aurait inquiété, c'est que le problème a été identifié. Bon, l'hiver, ça n'a pas été bon pour l'Impact. Au niveau recrutement, ça a été trop passif. Puis, ils s'en sont rendus compte. Donc, ça m'inquiète moins parce qu'ils ont identifié le problème. Ils ont corrigé avec des transferts comme McInerney, comme Nakajima Faram, puis évidemment, sans doute, Ignacio Piatti. Donc, je m'attends à peut-être d'autres changements au cours de l'été, d'autres transferts. Je ne donnerai pas de nom. Je ne veux pas spéculer. Tu ne veux pas risquer. Non, je ne veux pas spéculer par respect pour les joueurs de l'Impact actuel, mais je m'attends à d'autres transferts. Puis, de toute façon, la deuxième partie peut être que meilleure par rapport à ce qu'il y a eu jusqu'ici. The game is over. You know, yes, enjoy it. Great, fantastic. Now, the next game. It's about that. You know, you always and your ability to learn from every game. And I think the players and my players have that kind of mentality and attitude. It's not about winning every game. That's not a winning mentality. But the group sticking together. You know, working hard every day. You know, and in the difficult moments, learning from them, sticking together, and then finding. Doing everything that's possible into trying to reach our goals. We might not reach them, but as long as everyone is pulling in the same direction and giving everything for that. Completiamo il nostro giro di opinioni su questa partita, New England Impact di Montreal, les Blancs Bleu Noir, finalement une victoire ici, chez nous. Donc il faut sourire finalement. Oui, une belle victoire aussi contre les meneurs de l'Est, donc une victoire importante qui donne, disons, un petit peu de plus de confiance à l'équipe après ce match nul à Toronto, au cours duquel l'équipe a joué une deuxième demi très belle après une première demi plus difficile. Donc, on voit une évolution là, qui semble vouloir s'étirer. On espère que pour la suite, ça va continuer. Et le début ici de Farran, c'est sûrement positif. Très positif. C'est son premier départ donc, avec l'équipe. Vraiment un joueur qu'on peut qualifier d'explosif, qui amène disons un élément physique très important, beaucoup de vitesse dans le dernier tiers du terrain. Donc, je pense que c'est un bel ajout. Encore une fois, c'est un changement très positif. Un élément qui était peut-être moins désirable pour certains, en tout cas en Warner, qui s'en va chez l'ennemi. Et on reçoit un joueur qui semble avoir un impact direct, comme ça, immédiat dans l'équipe. Un Canadien, en plus. Donc, c'est doublement intéressant. Plus que d'autres fois, l'Impact semblait être vraiment déterminé ce soir, surtout sur la ligne d'attaque. Mais ils sont vraiment tous les repères qui ont bien fonctionné. Oui, ça a été une victoire, disons, une domination sur toutes les phases du jeu de l'Impact. Ça augure bien pour la suite. Je pense que, comme je te disais tantôt, il y a eu un changement d'attitude. Les gars, d'après ce que Klopas et les joueurs disaient, ils se sont parlé, il y a eu des choses qui se sont dites dans le vestiaire après la première demi à Toronto. Je pense que ça a été un élément déclencheur, la fierté aussi qui est rentrée en ligne de compte. Ça fait du bien de voir que ça a eu ses effets. C'était dû pour arriver. Je pense que Klopas qui a eu le soutien des joueurs, ça aussi c'est très important. On en a douté pendant quelques matchs. On se demandait si ce vestiaire-là jouait pour son entraîneur. Maintenant, je pense qu'on en a la réponse et ça se transmet sur le terrain. Une victoire, il y a une belle chanson qui dit « c'est bien pour le moral ». Une victoire, c'est bien pour le moral. Deux, c'est mieux. Hein? Ça, c'est le remix. Mais on espère que ça va se continuer. On l'a vu, la foule aujourd'hui, c'était une belle fête au Stade Saputo. Les gens, ils attendent juste ça, de voir du beau football. Pas juste des victoires, mais l'équipe qui joue bien, l'équipe qui se commet, qui montre de la fierté, de l'attitude. C'est ça qui manquait un petit peu. Puis c'est beau de le retrouver, surtout à la maison.
il semble aussi qu'on a retrouvé une certaine complicité entre le public, l'équipe, le staff, la société. Disons que tout fonctionne alors. Ouais, ben c'est ça l'ingrédient magique quand c'est la victoire, les trois points, ça aide. Et puis ouais, une belle soirée d'été au Stade Saputo, ben c'est ça, c'est la magie du foot, mais la magie de la victoire aussi qui est toujours là, qui aide énormément. Merci beaucoup, Arcadio. Grazie mille. Ciao. Listen, when you're on the field, you have to compete. Okay? I mean, everyone's got to be thankful for the opportunity to be doing something you love. Okay? And that can be taken away tomorrow. So every time you step on the field, whether it's training, whether it's a game, you got to have that kind of passion and commitment. If you don't, you don't belong at this level. You don't belong. Okay? You have to bring that forth every day. This could be gone tomorrow. I wish I could be back playing, but unfortunately, you know, I can't, you know? And I learned that lesson, you know, when I was very young from the older professionals that they told me, you know? So every day I go into it, I'm very thankful. The players should be thankful. You're doing something you love. You're playing the game you're blessed with, and you got to go out and compete, if anything. If you don't do that, then you don't belong at this level. They know that. And listen, we have to get results. If we don't, you know, we got to find ways, whether it's through players, making moves, we have to do that. It's a great city. It's a great organization. And if you want to be a part of it, you got to have that commitment every day. Quello tra New England e Montreal Impact doveva essere il match del rilancio e così è stato. Di fronte a ben 18.000 spettatori, i padroni di casa sono finalmente riusciti a vincere un match veramente importante. Tre punti che portano a 10 in classifica la squadra di casa contro la capolista. In realtà fra le due squadre non si è vista tutta questa differenza, un Impact molto aggressivo, ben determinato, schemi lineari ed essenziali che hanno messo subito in difficoltà i capofila di questo girone dell'est della MLS. Cosa trarre di meglio da questa partita? Soprattutto la buona prestazione del nuovo arrivato che ha aggredito gli spazi come non accadeva da diverso tempo nelle partite dell'Impact. Farhan Nakajima è sembrato trovarsi completamente a suo agio nella linea d'attacco a tre insieme a Marco Di Vaio e a McInerney. Soprattutto Marco Di Vaio è sembrato recuperato pienamente, buona birra nelle gambe, magari meno capacità di centrare la porta rispetto al solito, ma ci aspettiamo un Di Vaio ancora più efficace a partire dalle prossime partite. Klopas ha messo in campo una squadra che doveva assolutamente rilanciare non soltanto l'Impact ma anche il rapporto con il pubblico, e credo che essenzialmente ci sia riuscito. La gente era estremamente soddisfatta, i giocatori cominciano a recuperare fiducia in loro stessi. E dunque per il Montreal ora 10 punti in classifica contro i 23 della capolista New England. Il nostro speciale sull'Impact si chiude qui, ma ci ritroveremo sicuramente per altre occasioni.